Allora, buongiorno a tutte, buon 12 gennaio. Io mi sono vestita, vado un attimo giù che pago la spesa di ieri, prendo qualcosina così. Oggi pomeriggio arriva un po' di carne che ho ordinato dal macellaio. Devo proibire questa macchina del pane. La polvere dappertutto va. Oggi è una bella giornata, almeno così sembra. Noi ci sentiamo leggermente meglio. Adesso vado a fare i letti, sono le 10. Faccio i letti, scendo giù velocemente, poi vengo sopra e facciamo le saponette. Non vedo l'ora. Con voi, sempre, sempre, solo con voi. Prendo la mia bustina di gambo d'ananas e ci vediamo tra un po'. Allora, buongiorno, sono andata a fare un po' di spesa giù e a pagare il conto di ieri. Vabbè, da Pelino ho preso i panini integrali che sono buonissimi questi. Vabbè, giù ho preso pane, un po' di affettati, salame fiocco, prosciutto cotto naturale, mortadella e due fondi di galbanone. Ho preso quattro sfoglie a succo perché devo dire mi sta piacendo. Poi due yogurt intero Mila per fare le piadine che sono state buonissime ieri. Altra sfoglia. Sottilette, una bottiglietta d'acqua perché lunedì si dovrebbe ricominciare la scuola, due buste berette, le ho in offerta a 59, pere, altro yogurt, vabbè, due focaccine, se ne mangiano due per i ragazzi, ho preso due squeeze and go alla bambina. Due steak, vediamo se faccio una crostata curva. Due di goccine che le ho cambiate perché l'altro ieri ordinai la spesa e mi mando pure grandi. Tre di latte, altre sfoglie, altro wurstel, goccine, simil Nutella per fare i cornetti di sfoglia. Qua ci sono i fondi. Ah, poi ho preso una bufala che arriva stasera giù alla latteria e 1 chilo di mozzarella trita per pizza, ma la tengo nel frigorifero. Una rucola, mele Fuji, poi questi che sono questi? I Kraffen. Questi Kraffen congelati che vanno solo scongelati, 1,50 euro, li ho voluti prendere per domenica. Patatine nel tubo. Questa pasta della Molisana che si chiamano i gemelli. Ah, la faccio oggi con la ricotta che non ho preso. Un brodo Knorr vegetale, non ce l'avevano di carne, ho preso questo, vabbè. Bevanda Granarolo, andiamo senza zucchero. Clementine, banane. Sale grosso integrale, questo qua, e un altro di latte. È arrivata anche la carne, dove ho preso le ali, ho preso il capocollo, il lasciale di puledro, 1 chilo di macinato, e basta. Mi ricordo, comunque. Adesso facciamo, sistemo tutto e poi facciamo le sapanette. Allora, vado a cuocere fuori gli spinaci. Fuori comunque non fa freddo, solo che inganna sto tempo perché si annuvola, c'è il sole. Però quando c'è il sole, almeno sono scesa io, non era freddo per niente. Ora vado a mettere il sale. E vado a mescolare con le mani. Così. Eh? Mamma, tu perché c'è la lotta? Ma il portafoglio è la lotta.
No, mamma, adesso no, fammi finire qua e dopo te lo giuro. Ma mi sa che si era scaricato il rosso. Metto l'acqua, non tanta. Dai! Ok. Ho messo l'olio, il sale e l'acqua. Adesso vado fuori il mamma, fuoco. Capisci che... Allora, eccoci, proviamo a fare le saponette. Prendo uno stampo, che questo, dato che ho comperato gli stampi in silicone, me ne arrivarono due da, quelli sono 4, 8, da 16, quindi 32, più ho un altro stampo grande, a me basta, no? Questo lo dedico per le saponette, quindi prendo uno stampo, prendo la luffa e vado a tagliarla. La inserisco nello stampo e faccio più o meno il livello. Ok. Prendo l'altro. Vado a inserirla lì e livello.
Io ne taglio 6 in base allo stampo, perché devo regolarmi con mezzo chilo di sapone di glicerina che andrò a tagliare e a sciogliere. Ho dato che questa è doppia, la tolgo e metto questa più sottile. Ok. Metto da parte la luffa e vado a tagliare la glicerina, il sapore di glicerina. Mamma mia, quanta acqua che sta qua, non ho asciugato. Vabbè, questa è da 1 chilo, ne taglio metà. A me è bianco, eh? Quindi mezzo chilo e metà. Solo una parte. Questa la chiudo per bene e la metto qua. Ora vado a prendere un tagliere, uso questo mio papà, e taglio a cubetti il sapone di glicerina, dove andrò a prendere un coltello più grande. Ok. La taglio tutta e vi faccio vedere. Allora, ho tagliato il sapone a tocchetti, non grandi, così si scioglie prima. L'ho messo in una bowl, ora vado fuori, metto sul fuoco e li cuocio, li faccio sciogliere a bagno Maria. Allora, nel frattempo che si scioglie la glicerina, il sapone di glicerina, scelgo con voi la profumazione. Che tu inserisci? Aspetta. Inserisci questo? Beh, io poi sono pure raffreddata. Togliti mamma, togliti qua davanti. Vediamo. Togliti peli con la testa. Io me ne prendo alla mela. Ma provo Lotus. Vediamo. Amore, vuole mettere a posto, tieni. Si sta sciogliendo, la glicerina. Dopo le andrò a staccare le saponette, ovviamente, perché mi devo comprare uno stampo di silicone da 6, così le faccio là. Questo dopo magari lo sgrasso e lo riutilizzo, tanto sapone non è che è nocivo. Quindi vado a girare il sapone. Allora ragazze, sapone di glicerina sciolto. Adesso ci vado a mettere qualche goccia. Ci andrebbe anche il colorante, ma non ce l'ho. Qualche goccia di profumo. Io ho messo il Lotus. Vado a mescolare. E vado a mettere negli stampini con la luffa. Riesco a farne un'altra. Allora, la prossima volta farò 1 chilo di sapone, così ognuno ha la sua saponetta.
raccolgo e dopo vi faccio vedere. Allora ragazze, le saponette sono queste, io non ho usato i coloranti, poi il sapone di glicerina mi è arrivato bianco, io l'avevo preso trasparente, vabbè avrò sbagliato io sicuramente. Comunque questa è la saponetta, è molto profumata, c'è la luffa che uno quando si lava fa da scrub e quindi espugna il sapone insieme. Ho già messo una mamma, una per Sabi, una per Miki e una per me. Per Vali, mamma domani ne faccio, è una per Felice. No, la piccolina per te c'è, Felice, l'ho messa di là. Ne dovevo fare un chilo, vabbè la prossima volta, non ci vuole niente a farla, è proprio poco tempo. Ecco, questa è la tua, l'ho trovata. Posso prendere questa, guarda. Vabbè che io ho anche il bagno schiuma da finire. La prossima volta prendo la glicerina trasparente, prendo i coloranti perché ce l'ho nel carrello di Amazon. Sono molto profumate al Lotus. Mettilo alla mamma. Ed sono davvero buone. Ah, voglio comprare anche uno di questo perché ci sono quelli, vai a abbassare quel Faba. Ci sono quelli un po' più alti, li voglio prendere un po' più alti, vediamo un po', tutto all'inizio è a provare. Quindi io vi auguro un buon pranzo, per noi pasta e lenticchie, anzi per loro pasta e lenticchie. Io invece mi mangio la piadina di ieri con un po' di insalata, un po' di spinaci lessi, per loro poi la mozzarella. Quindi buon pranzo a tutti e ci vediamo dopo. Prenderà anche le vostre figlie per farle sue profumiere e cuoche e formiglie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri uliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi diventerete suoi servi. Allora griderete a causa dei miei amori su di loro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dimmi. Ciao. Ciao amore.